Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Adesso sta iniziando l'estate, almeno sarebbe così, ma insomma meteorologicamente ancora ce ne accorgiamo. E il tema che credo anche le nostre cronache saranno costrette ad affrontare è quello dei problemi legati all'erogazione dell'acqua. Ne abbiamo parlato molto in questi giorni in relazione all'ACA. Speriamo di avere la possibilità anche di sentire i vertici dell'azienda acquedottistica della provincia di Pescara. Nel frattempo abbiamo nei nostri studi il presidente di Sasi, che è la società che gestisce il servizio idrico in tanti comuni, in prevalenza della provincia di Chieti, ma non soltanto. Gianfranco Basterebbe, buonasera, benvenuto negli studi di Rete 8 e grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera anche a voi. Allora, siamo all'inizio dell'estate, faccio una battuta sul suo cognome, il condizionale d'obbligo, visto che sarebbe estate, ma il problema è che si tratta di una situazione che è quella che fronteggiate quotidianamente, che investe spesso anche periodi diversi dall'estate, perché il tema della siccità legata ai cambiamenti climatici sta diventando un problema che non ha finestre temporali. Certo, in estate aumentano le utenze, aumentano, si spera, anche i turisti, soprattutto sulla bella costa della provincia di Chieti. Allora ci si prepara un'estate di superlavoro, penso per voi, però anche con qualche risultato positivo e anche qualche aspettativa incoraggiante. Facciamo un po' il punto della situazione. Bene, io proprio questa mattina, ho chiesto al responsabile dell'adduzione come stavamo con la sorgente maggiore, che è quella del verde, con cui riforniamo l'80% delle nostre utenze, tutta la fascia costiera da Ortona a San Salvo, più i paesi più importanti dell'entroterra, quindi Lanciano, Casoli, Atessa, eccetera, eccetera. Oggi stiamo con quattro pompe accese che producono 250 litri al secondo, stiamo pari, quindi la sorgente, voi sapete che il massimo delle nostre tubazioni a oggi consentono di poter prelevare dalla sorgente del verde 1200 litri al secondo di acqua. Quindi oggi, levandoci le 250, siamo a 950 litri la produzione della sorgente, a cui vanno aggiunto questi 250 dei pozzi, e fino ad oggi stiamo bene. C'è qualche eccezione nelle frazioni, in modo particolare Lanciano, Ortona, Vasto e qualche paesetto che stiamo cercando di sistemare ancora. In quanto purtroppo il problema dell'acqua si trascina di anno in anno, tanti investimenti sono stati fatti, tante ne abbiamo in corso, e una risoluzione quasi completa avverrà dopo i lavori del PNRR, che saranno Ecco, quali sono gli conclusi. interventi più rilevanti sul PNRR? Allora, io Quindi penso che 2026 parliamo. quello più importante sono i 14 milioni e mezzo che riguardano il cercaperdite nei centri urbani, dove avviene la maggior perdita degli acquedotti. Nelle linee primarie non possono avvenire perdite, che immediatamente la pressione fa sì che si aprano voragini, eccetera, 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 quindi vanno riparati immediatamente, e questo però crea disservizio per la stragrande maggioranza dei comuni, proprio perché le linee primarie, le più grosse, sono quelle del verde, essendo la sorgente più grossa. Quindi, scusa, No, il tema dell'investimento l'investimento principale, più cercaperdite. importante, a mio parere, che stiamo facendo è quello dei cercaperdite, dove siamo stati finanziati col PNRR per 14 milioni e mezzo. Abbiamo fatto un'ulteriore richiesta al PNISSI, dove speriamo in altrettanti finanziamenti, che con questi 14 milioni e mezzo, già da 6 mesi stiamo lavorando. Si ingegnerizzano i comuni, e in questa prima fase siamo partiti dai 18 comuni più importanti, tutti quelli della costa più quelli che ho detto prima, Lanciano eccetera. Questo significa che nell'arco di un anno, man mano
che troviamo perdite, cioè questo finanziamento prevede solo la ricerca, solo il 5% può essere attribuito, però ci siamo organizzati con fondi propri che dove escono fuori perdite di una certa rilevanza interveniamo con fondi propri e diamo una risposta immediata. Quindi stiamo già lavorando da 5-6 mesi su questa strada e penso che prima di luglio-agosto qualche paese, almeno nelle perdite più importanti, riusciamo già a sopperire. Per il resto non è che ci sono a disposizione altre cose. Durante le notti ci saranno delle chiusure programmate che sono diverse da quelle legate ai guasti d'estate? Sì, io penso proprio di sì. Noi abbiamo analizzato gli ultimi 20 anni della sorgente del Verde che teniamo sotto controllo con una collaborazione dell'Università di Pescara. Questi dati ci dicono che l'annata peggiore è stata il 2007, che è stata molto simile a questa di oggi, se non ancora peggiore, e la sorgente ci ha prodotto 800 litri, più 250 di pozzi che abbiamo sotto la sorgente, arriveremmo insomma a 1050. Questo significa che tenendo conto della presenza fluttante che avvengono dal mese, mentre prima era quasi solo agosto, adesso oggi per fortuna parla, diciamo. Sì, una grossa fortuna. Che si è un po' destagionalizzato esatto, turismo. Si è allungato notevolmente nelle nostre coste, come Bezzaio sono di San Vito, c'è una marea di popolo già adesso e se vuoi una casa, un posto in albergo, un posto nel camping, eccetera, 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 il paese più vicino che ti danno è Pollutri, Atessa, Paglieta, quindi significa che questa cosa ha funzionato, sta funzionando bene, sta a noi renderla sempre più attraente, quindi maggior cura, la realizzazione di servizi, eccetera, eccetera. Però in quel periodo porta una stragrande quantità di residenti fluttanti e quindi questo aggrava ancora la situazione. Però organizzando in largo anticipo, man mano che se ne rendono le necessità, la nostra intenzione è proprio questa, a rotazione di chiudere nei comuni più grossi ogni 2-3 giorni in modo che ci sia il tempo di ricaricare i serbatoi e fare in modo che durante la giornata ci sia... E soprattutto fare informazione su questo affinché nessuno si trovi alla sprovvista a gestire questa emergenza. Stiamo cercando in tutti i modi. Poi non è che esistono altre alternative. Immagino. Le altre alternative sono le autobotte. Noi ne abbiamo due di proprietà, abbiamo anche come si dice, appaldati a disposizione ditte locali, ma anche le ditte locali in quel periodo lavorano tanto per conto proprio, guadagnano di più, fanno meno a noi. Ma comunque non è che si riescono a dare soluzione con le autobotte, cioè la mancanza di 100 litri al secondo ci vorrebbe, non lo so, una catena di autobotte. E ci vorrebbe naturalmente infatti un intervento che è quello che si sta realizzando, soprattutto per limitare almeno le perdite, visto che le fonti idriche saranno sempre in calo. C'è un commissario oggi all'acqua, che tra parentesi si chiama Dell'Acqua, che sta analizzando queste richieste del PINIS per le emergenze. Noi abbiamo fatto un'ulteriore richiesta di altri 14-15 milioni, sempre per questo motivo, e siamo fiduciosi che venga accolta. Se viene accolta anche quest'altro finanziamento, possiamo dire che nell'arco di 2-3 anni la situazione potrà essere tranquilla, anche perché in aggiunta a questo, con un altro finanziamento del PNRR pari a 41 milioni e mezzo, più 8 di premialità, che abbiamo esperito gare, impegni, eccetera, con celerità e quindi abbiamo beneficiato di ulteriori 8 milioni, per un totale di quasi 50, riusciamo a fare una canna, un tubo nuovo, in appoggio ai due già esistenti, partendo da Fara San Martino fino a Scerni, dove c'è un partitore che si allarga. In più, per la prima volta, ci è stato finanziato
un potabilizzatore piccolo ma da poter integrare in questo periodo estivo, tarda primavera ed estiva. Invece è un problema che per fortuna in Abruzzo non è più oggetto di una vera e propria emergenza, abbiamo visto anche gli ultimi dati, anche l'assegnazione delle bandiere blu, compresa quella che torna di Ortona, altro comune servito da Sasi, e quello dei depuratori, mi pare che qui ci siano già risultati concreti di tutte le azioni già svolte. Noi nel bilancio di quest'anno abbiamo approvato la fine di 7 milioni solo per la depurazione. Abbiamo completato Atessa con un nuovo depuratore, Guardia Grele con un nuovo depuratore, Castiglione Messer Marino, Scerni, eccetera, e attualmente abbiamo in gara ulteriori 20 milioni dedicato solo alla depurazione. Con questi già stiamo bene, ma con questi ulteriori investimenti per noi, per Sasi, il problema depurazione sarà risolto definitivamente. Non è cosa da poco, per come siamo partiti. Io ho iniziato questa esperienza quando la Sasi aveva 8 depuratori sequestrati dalla magistratura, sì. Abbiamo superato quel gap, siamo stati bravi a trovare i finanziamenti, e senza finanziamenti pensare che queste situazioni possono essere risolte con fondi propri. Ora si guarda al futuro, il futuro sono i giovani, serve anche la cultura del risparmio dell'acqua e serve anche diffondere appunto messaggi di sensibilizzazione tra i cittadini, e chi più dei ragazzi può farlo. Voi da anni avete allestito un progetto molto importante che coinvolge le scuole, in settimana abbiamo anche l'evento conclusivo di questa stagione. Ecco, perché questo impegno e soprattutto cosa accade in termini di interazione tra la società e il mondo scolastico? Guardi, io grazie alla mia età e un'esperienza precedente di sindaco di San Vito, quando io ero sindaco di San Vito, insieme all'allora vice sindaco, il dottor Pagliani, che ringrazio per quello che ha fatto in precedenza e quello che sta facendo adesso, siamo stati uno dei primi comuni in Italia a fare la raccolta differenziata porta a porta. Cioè, dalla sera alla mattina abbiamo eliminato tutti i cassonetti che stavano nel territorio, siamo passati alla raccolta porta a porta. Il mio timore era, dici, chi lo sa che succede, mo che iniziamo questo servizio. Però grazie all'impegno dell'allora mio vice sindaco abbiamo iniziato una campagna 2-3 mesi prima attraverso le scuole, preparando i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie a questa novità, e sono stati i veri artefici della riuscita del progetto. La stessa cosa e la stessa esperienza l'ho trasferita in Sasi. Io penso che la cultura dell'acqua oggi deve essere al centro degli obiettivi di ogni società di gestione. I ragazzi sono molto consapevoli di questi, non a caso in questo concorso partecipano circa 3.000 ragazzi dei comuni da noi gestiti. L'anno scorso addirittura, il giorno della premiazione, erano in presenza 1.200 ragazzi. Immaginatevi quello che poteva succedere. Però è andato tutto bene. I premi sono dedicati alle scuole, le grosse difficoltà che hanno le scuole, specialmente primarie, anche per comprare carta. Quindi questi premi, che negli anni passati, quando erano ancora sconosciute le lavagne elettroniche, cioè ci siamo rivolti su questo tipo, oggi invece con bonus, con buoni che possono adoperare per cancellerie, iniziative scolastiche, una gita in più, eccetera, eccetera. Poi ogni plesso li spenderà come meglio crede questi contributi. Questo però sta preparando questa nuova generazione all'importanza dell'acqua. E colgo l'occasione, proprio quest'anno che stiamo in una situazione veramente ai limiti della sopportabilità, c'è un appello a tutti i cittadini, in modo particolare ai sindaci, di vigilare sopra l'uso non corretto dell'acqua. Quest'anno può essere determinante, cioè se giugno, luglio, agosto si evitano di fare gli orti casalinghi, si evitano di lavare le macchine a casa, si evita di pulire i piazzali con acqua, eccetera, eccetera, eccetera,
può essere un grosso contributo per alleviare i problemi in cui andremo incontro. Noi ospitiamo e rilanciamo volentieri questo appello, ringraziamo il Presidente Bastarebbe perché poi insomma sta sempre al centro insomma, di notizie e di problemi da risolvere, però insomma è importante comunicare anche con la giusta correttezza e trasparenza come l'acqua appunto, quello che si cerca di fare per venire incontro a un'emergenza che, come diceva, coinvolge tutti noi, quindi noi per primi come cittadini e soprattutto loro naturalmente come erogatori. Il suo telefono sarà bollente quest'estate, non andrà in vacanza come al solito, ma insomma questi sono gli oneri legati insomma, ad una gestione molto molto importante di un servizio pubblico essenziale anche per la nostra vita. Grazie Bastarebbe, appuntamento alle prossime occasioni con Il Fatto. Arrivederci. Grazie a voi per la possibilità. Arrivederci.